Nel periodo nuragico le abitazioni avevano la struttura di una semplice capanna con muri perimetrali in pietra e tetto conico realizzato con tronchi e frasche. Possiamo affermare che le odierne pinnette in uso ancora fra i pastori sardi sono esattamente le copie delle capanne abitative dei nuragici. Gli agglomerati più antichi e anche più semplici erano costituiti da poche capanne adiacenti, disposte senza alcun criterio urbanistico predefinito. Sviluppandosi nel tempo l'economia e la potenza delle popolazioni nuragiche, le capanne aumentarono di numero e assistiamo così alla composizione di gruppi abitativi costituiti da più capanne, convergenti su un cortile unico che fungeva da area comune per tutte le capanne abitative, che assumeva quindi ruoli differenziati, cucina, dormitorio, magazzino, eccetera. I villaggi composti da capanne venivano realizzati a ridosso dei nuraghi, sebbene si trovino nuraghi realizzati senza capanne vicine, e viceversa villaggi senza la protezione di un nuraghe. Il nuraghe in generale costituiva il punto di aggregazione, in senso difensivo, del villaggio. Nelle zone più povere e meno densamente popolate, i nuraghi erano monotorre e spesso svolgevano compiti di avvistamento a protezione del territorio. Nelle zone più ricche e più densamente popolate, i nuraghe evolvettero in regge più complesse, con tre e più torri, inclusi antemurali di protezione. La specifica tipologia delle capanne fa intuire che la maggior parte della vita le famiglie la svolgevano all'esterno. Le capanne infatti erano di piccole dimensioni e soprattutto non erano illuminate e arieggiate se non attraverso l'unica piccola porta d'ingresso. La capanna disponeva spesso al centro del fogili, il luogo a piano di calpestio dove veniva acceso il fuoco che ad un tempo scaldava e illuminava. Il fumo fuoriusciva dalle frasche della copertura. Nei villaggi più sviluppati, alcuni cortili adiacenti a gruppi di capanne avevano un grande bacile che veniva utilizzato per la famiglia e il parentado e forse anche per uso comunitario. I sardi del periodo nuragico erano forti e valenti guerrieri. Guerrieri dal cuore indomito vengono definiti dagli egiziani che li ebbero sia come alleati e sia come nemici. Il loro abbigliamento militare e le loro armi sono ben identificate nei bronzetti che ci sono pervenuti come ex voto nei luoghi di culto o nelle tombe. I sardi nuragici avevano come arma principale la spada foglia, pesante e larga. Veniva usato per colpi larghi ad ampio volteggio. Per il peso e lo sbilanciamento in avanti, non poteva essere tenuta a lungo in posizione orizzontale. Veniva pertanto usata per dare fendenti. Altro tipo di spada che veniva usata e che risulta nei guerrieri Shardana tramandatici, nei papiri e nelle stele egiziane sono le spade leggere di forma triangolare. Queste sono adatte a colpire di punta e molto più equilibrate da poter essere tenute a lungo in posizione orizzontale. I guerrieri nuragici erano dotati di armature in pelle, una pettorale, delle spalliere, dei parabracci, degli schinieri e un elmo in cuoio rinforzato e guarnito con corna. Spesso delle gorgiere per coprire il collo che ne risultava parte altrimenti indifesa ed estremamente vulnerabile. Un ampio scudo rotondo con un bone centrale e il rafforzamento di placche in bronzo costituiva il principale elemento difensivo rispetto all'attacco dei nemici. Molto meno diffusa, almeno a rilevarla dai bronzetti, è la lancia. Diffuso invece l'uso dell'arco, a cui si accompagnava un parabraccio sul polso per attutire il contraccolpo della corda dell'arco. L'arciere era fornito di uno stocco alloggiato sulla schiena, al fianco della faretra delle frecce. L'arciere ricorreva allo stocco quando aveva esaurito le frecce o il combattimento lo costringeva a difendersi in un eventuale corpo a corpo. La parte inferiore del corpo era costituita dal tipico gonnellino che poteva essere o in pesantellino o in cuoio.
I sardi del nuragico furono degli abili fusori di metallo. Dall'età del rame, dal 3000 al 2000 a.C., si passò all'età del bronzo, cioè alla fusione di un metallo non più puro, bensì ottenuto dalla lega di due distinti metalli, il rame e lo stagno, con lo stagno che presenzia per non più del 30%. Il bronzo risultava un metallo molto più duro e resistente rispetto al rame e ancora di più rispetto alla selce o all'ossidiana del neolitico. I nuragici realizzavano in bronzo le spade e le asce, e ciò in particolare con l'utilizzo di forme matrice, cioè pietre piatte in calcare, basalto, granito, eccetera, nelle quali veniva scolpita in incavo la forma della spada o dell'ascia o dell'oggetto desiderato. La matrice era duplice e speculare. Unite creavano dentro la pietra il volume voluto, vuoto, che sarebbe stato riempito di bronzo fuso. Dopo il raffreddamento del metallo si separavano le due forme matrice e risultava creata la spada o l'ascia. Analogamente facevano con i bronzetti, da dedicare alla divinità o a sepolture. La forma del soggetto da realizzare in bronzo veniva realizzata prima in cera, poi ricoperta di argilla. Il soggetto in argilla veniva poi cotto al forno, indurendolo così all'esterno e facendo poi fuoriuscire la cera. Nel soggetto di argilla, ora vuoto all'interno, veniva versata la fusione di bronzo. Dopo il raffreddamento, veniva tagliato il rivestimento di argilla e rifinito il bronzetto finale con piccole lime. Fra i bronzetti più significativi si annoverano molte barchette nuragiche che attestano non solo la pratica nautica dei popoli nuragici, ma anche il tipo di merce trasportato, quantomeno la più importante, buoi, carri, animali da allevamento, eccetera. I molti bronzetti pervenutici ci mostrano capi villaggio e notabili che si distinguono dal mantello e dal nodoso bastone del comando, ma anche gente comune, pastori, contadini, artigiani, consentendoci così di ricavare un'istantanea non solo del senso religioso, ma anche del modo di vestire e di lavorare. Infatti, da molti bronzetti si desume il tipo di lavoro che gli stessi donanti svolgevano. Non rimane alcuna traccia che ci indichi che forma di governo avessero adottato i sardi dell'età del bronzo. Congetture possono derivare dal modo di costruire, organizzare i villaggi, produrre, curare il culto e seppellire i morti. In questo ci può guidare, con le dovute distinzioni connesse alle distanze e alla non contiguità geografica e sociologica, l'Iliade e l'Odissea. Lo scontro fra Agamennone e Achille nell'assemblea dei capi o l'assise dei capi famiglia nella regia del re Alcino nell'Odissea possono aiutarci a intuire il modo di organizzare la società e di gestire il potere anche per i nuragici che operavano nello stesso periodo storico. Probabilmente la forma di governo era un'aristocrazia paritaria che poteva esprimere nel suo seno un principe con il ruolo di primus inter pares, cioè un delegato alla gestione del potere ma senza autorità superiore su coloro che lo avevano delegato. La stessa organizzazione del villaggio e delle terre circostanti fanno pensare ad un uso comunitario delle terre, particolarmente quelle adibite a pascolo, continuando tale usanza e costume fino ai giorni nostri, cioè fino ai moderni diritti di adempivi ottocenteschi e agli usi civici odierni. Nelle zone interne della Sardegna permangono immense distese di terre pubbliche disponibili all'uso comunitario di tutti i cittadini del paese. La sola Ogliastra conta ancora oggi oltre 100.000 ettari di terre comunali di proprietà e di uso comunitario. Se la privatizzazione delle terre fosse già stata attivata nell'età del bronzo, non sarebbero giunte a noi tali usanze e tali abitudini. Il ruolo dei capi famiglia più importanti e dei relativi areusum, famiglie estese, simili alla gens latina, risulta confermato dall'uso delle tombe dei giganti, che sono tombe familiari o comunque gentilizie, non certo tombe comunitarie per un intero villaggio. L'evolversi dei nuraghi semplici del bronzo antico e medio in regge nuragiche del bronzo recente finale potrebbero segnalare l'evoluzione della forma di governo verso una qualche forma di signoria, cioè di preminenza di uno o pochi gruppi familiari che per potenza, numero, rango e ricchezza si impongono sugli altri.
La religiosità dei sardi del periodo nuragico era di tipo naturalistico, con tratti di animismo vero e proprio. Dalle sculture pervenute emerge la tradizione, che proviene dal Neolitico, del culto della Dea Madre, nella quale veniva simboleggiata la forza generatrice della natura, simile nella vegetazione, nella fauna e anche negli uomini. La stessa simbologia pervenutaci per mezzo delle incisioni ci trasmette la figura del toro, nel quale veniva materializzato il potere fecondatore insito anch'esso nella natura. Non risultano palesi o evidenti altre forme di divinità. Il culto della Dea Madre si evolve nella tarda età del bronzo nel culto delle acque, che incarnava al meglio il senso divino del fluido generatore di vita e di prosperità. La stessa fluidità dell'acqua, che emerge dalle profondità della terra e allo stesso tempo piove dal cielo, incarnava al meglio il senso di compenetrazione globale del mondo naturale con lo spirito della fertilità, specifico della Dea Madre. Non risulta palese alcun'altra forma di culto o di divinità. Pertanto è facile confermare il senso naturalistico e animistico della religiosità dei sardi nuragici. Spiritualità e religiosità che veniva anche gestita, in particolare nel bronzo finale, cioè dal 1100 a.C. in poi, da sacerdoti e da sacerdotesse, preposti al culto delle acque, particolarmente nei santuari federali dotati di tempio a pozzo.